In realtà, sostanzialmente, da questa cosa del Covid, quello che è uscito, diciamo, sconfitte la scienza. Non so, è come se alla fine, veramente, di fronte, diciamo, all'emergere, all'imporsi di questo discorso, che è la polarizzazione, che è la manipolazione, che è il populismo, che ci sono tutte queste dimensioni tipicamente irrazionali. Irrazionali fino a un certo punto, irrazionali da una parte, dall'altra parte di manipolazione, quindi, che Cambridge Analytica, voglio dire. Poi c'era una grande razionalità. Cioè, Assolutamente. quello che a me viene in mente è che per me, appunto, il Covid è stato proprio un po' la caporetto della scienza, nel senso che abbiamo iniziato a identificare la scienza con la verità assoluta, con la posizione assoluta, laddove la scienza, per definizione, è il processo di continua messa in discussione della conoscenza. Mai come adesso, e mai grazie a questa cosa del Covid, ci siamo allontanati dall'essenza della scienza, così come storicamente si è determinata, è quella di sviluppare un pensiero, come dire, che è un pensiero che riflette sui propri limiti, che va per ricerca, va per obiettivi. Cioè, la scienza è nata contro l'assolutismo. Pensare che questo processo sia, come dire, ribaltato grazie all'utilizzo manipolatorio della politica, degli interessi e grazie al fatto che il capitalismo, secondo me, è arrivato un punto in cui il primato assoluto dell'economia ha distrutto anche, come dire, uno dei suoi capisaldi culturali, perché la scienza, come dire, è anche stata è organica alla crescita del capitalismo, no? Cioè, in qualche modo penso che sia connaturale. Però, diciamo, ha distrutto e si è mangiata, come si sta mangiando, tante delle cose che ha creato, sì, come dire, sta divorando se stesso. Come possiamo in qualche modo invece riprendere quello che è il discorso della scienza, cioè poterlo reintroiettare come antidoto invece a quello che sta succedendo? È possibile fare questo? Come si può fare? Adesso è difficile perché comunque la scienza, secondo me, se fai un sondaggio adesso nei confronti con 10 anni fa, è stato un crollo verticale. E tutto dipende un po' dal fatto che purtroppo è stato adottato il principio di autorità. Cioè, uno si fida di quello che gli ispira fiducia, però nella scienza non dovrebbe funzionare così. Ci potrebbe essere una persona antipatica come lo schifo, che non lo sa, però che ti fa un ragionamento supportato da dati, che in un consesso di persone ben intenzionate. Puoi essere il più cretino del mondo, ma se c'hai ragione, puoi fare una prova e vedi. Però, dato che appunto le persone non hanno accesso a questo livello qua e si sono sempre basate sulla fiducia, una volta che tu la rompi la fiducia, e tra l'altro è stato anche molto suicida dal punto di vista, secondo me, degli interessi capitalistici, perché noi su questo positivismo della scienza ci abbiamo costruito tutta la fase politica dagli anni 90 in poi. In cui no, sempre numeri, l'economia, vedete, bisogna fare così, cioè tutta l'economia era stata matematizzata, ti dicevano, ah, quando fai questo, poi viene fuori quello, eccetera, eccetera, cioè. E c'era tutta questa fiducia che tra l'altro portava acqua al mulino che interessava. Però il problema del capitalismo è che secondo me il suo range prospettico è a brevissimo termine. La Walseriana è stata proprio quella cosa lì, io devo consegnare questo pacco qua entro un mese. E il capitalismo ha quella prospettiva temporale lì e quella prospettiva geografica lì, ci sono io adesso. E quindi chiaramente loro si sono giocati un po' questa carta che però, diciamo così, ha creato una, secondo me, una situazione molto fluida. Adesso non è facile, non credo che tornerai più come prima. Questa cosa del Green Pass ha toccato la gente sul vivo, non è una cosa che ti scordi quando ti obbligano a fare una cosa che tu non vuoi fare, quindi certa diffidenza non te la devi dare, te la dalle scatole. E quindi secondo me noi abbiamo una situazione di conflitto alla fine. Una possibile, cioè, soluzione, non lo so, cioè, non potrebbe essere semplicemente ammettere che le scienze cosiddette dure possono adottare un modo anche epistemologico diverso, nel senso, io studio lettere e spesso sento cioè, non so se chiamarlo offesa o comunque un pregiudizio, volendo, per cui le scienze dure pretendono di adottare dei sistemi di conoscenza molto esatti, ovviamente. E a questo proposito mi viene in mente che cioè, proprio ci sono dei filosofi, dei letterati che si sono interrogati su questo e hanno detto che okay, nelle scienze umane spesso ci si va a interrogare proprio su questi preconcetti, su questi schemi, pregiudizi che guidano la conoscenza. Perché è utile, perché ci dice qualcosa di quella testimonianza, ci dice delle sue condizioni di produzione, ci dice qualcosa del periodo. E alle scienze umane interessa questa cosa e la pone, diciamo, alle scienze dure perché le scienze dure vogliono in qualche modo presupporre una totale assenza di intervento
di interpretazione, cioè di condizionamento sia dell'interprete sia della fonte, sia della testimonianza. Vuole, diciamo, agire in un contesto totalmente neutro, obiettivo, più obiettivo possibile. L'esempio dell'esperimento a doppio cieco, una condizione assolutamente neutra in cui sia i medici sia i pazienti devono essere totalmente all'oscuro di quale sia il farmaco, quale sia il placebo. Perché? Perché tu devi essere assolutamente certo che non ci sia niente che va a influenzare l'efficacia del farmaco. Ma a questo punto forse non ha senso dirsi che sia la cecità, in un certo senso, degli attori stessi che poi vengono influenzati da un certo esperimento, sia la totale autorità assoluta dell'interpretante, che deve essere solo lui che sa tutto. Cioè, forse non è lì che è il punto un po' critico. Cioè, questo fatto che fino a un certo punto la scienza è stato la prova e la riprova, e Leonardo da Vinci, error and trial, cioè tutto così. E poi a un certo punto invece, ultimamente, per la deriva positivistica che poi ha influenzato tantissimo anche le scienze umane, perché le scienze umane a un certo punto hanno voluto non ammettere più che loro avevano bisogno di un rigore elastico, di un rigore molto più adatto al loro oggetto di studio, hanno cercato di copiare le scienze dure adottando dei modelli che non erano quelli di cui avevano bisogno. E quindi a questo punto, cioè, forse ammette a un certo punto che anche le scienze dure hanno bisogno di cambiare un po', cioè di andare in quella direzione. Ma gli scienziati più che le scienze. Perché le scienze continuano a funzionare. Nel senso, io faccio una cosa, ti dico come l'ho fatto, tu dovresti risultare, te ne metto di chiunque deve poter verificare. Sì, no? Il problema sono gli scienziati. Però gli scienziati vivono nella nostra attuale società. E quindi anche loro sono selezionati, cioè non è che adesso, secondo me, di nuovo, non è che la gente sta diventando più cattiva, è che alla gente più cattiva viene dato più voce, più spazio, c'è una forma di selezione. Però questo è un fatto che è derivato appunto dalla situazione sociale. Infatti la libertà della scienza presuppone anche che lo scienziato non sia una persona che si fa gli affari suoi con la scienza. Perché a quel punto, se io sono libero, che qualunque cosa venga il mio risultato, per me non cambia niente, cioè la mia vita continua ad essere, io devo semplicemente studiare questo problema e dirti il risultato. Qual è che il risultato? Non vengo né picchiato né osannato. Quello è il mio lavoro. Adesso invece è diverso. Qual è che sia il tuo risultato? Può essere picchiato, può essere osannato. E quello è una persona. Su questo è... Quindi per quello sicuramente hai ragione. Cioè, gli scienziati purtroppo non hanno consapevolezza, l'ho detto, non lo sanno. Perché nessuno glielo spiega, glielo spiego io al secondo anno di magnetismo, alla mia metà classe, e dico, ragazzi, fate attenzione ai vostri bias. Grazie. Quindi l'emotività viene prima di ogni razionalità. E certo. Spiegazione razionale. O comunque condizioni. Cioè, ma le condizioni, devi essere. Questo non modifica in qualche modo però l'epistemologia, lo statuto, come dire, di che cos'è la realtà che si immaginiamo. Allora, la realtà, alla fine, no, cioè, almeno nelle scienze fisiche, se io ti dico che ti posso calcolare la possibilità per cui questo qua te lo butto, te lo spacco per terra, te la calcolo. Poi tu lo fai e vedi che funziona. Altre cose non si fanno, ma... Però le scienze dure ti dicono poche cose. Parlano di sistemi semplici. Io ti posso fare un'equazione che ti dice quella probabilità che tirando questa cosa qua si spacca qua, ti fa tutta la curva. Tu fai delle previsioni, ma questo ti serve questo. Se invece mi chiedi se scoppia la guerra in Ucraina, che succede? E che ne sai? Le variabili, cioè hai visto già per la pandemia cercare di mettere insieme gli anziani con i giovani, eccetera, eccetera, ti porta a risultati completamente diversi. Ma poi, e adesso io ve l'ho fatta facile, ma comparare i campioni è un inferno, perché i campioni possono essere diversi. Poi anche lì, correlazione non implica causa. A un certo punto qualcuno ti dice, ho notato che la gente che fuma poi finisce a farsi di eroina. Quindi il fumo genera eroina. Poi vedi che invece chi fuma è più correlato a situazioni sociali difficili, famiglie difficili, eccetera, eccetera. Allora uno dice, ah, ma magari non è che chi fuma fa eroina, chi ha la situazione sociale difficile che prima fuma che si fa eroina. Quindi sono sistemi caotici. E i sistemi caotici ci sono degli eventi casuali che possono avere un impatto non computabile. E infatti tutta la fisica dei sistemi complessi dà tutte cose, no? Di studio, di grandi statistiche. Tendenzialmente di qua, però se venisse qualcosa invece la società andrà di là, non è che puoi scrivere il futuro più di tanto. Infatti oggettivamente su certe cose, secondo me adesso capite, si sta anche un po' mangiandosi da solo, nel senso che per difendere una condizione di privilegio di alcuni rischiano di mandare a pallino un pianeta intero.
però in una situazione in cui non sanno neanche più bene loro. Ad esempio, io avrei voluto tanto il complottismo, tipo lì c'è un grande vecchio, guarda tutto, quando succede qualcosa fa sparire quello, fa sparire quell'altro. Non è così. Ci sono tanti interessi contrastanti, esatto, a volte. Ci sono tanti vicegelli, alcuni sappiamo che esistono perché poi vengono fuori, la maggior, esatto, parte non li sappiamo, ma sicuramente sono i conflitti dell'intelligence, che però, secondo me, è la cosa più pericolosa, e questa roba anche che è il contrario, cioè il complotto non esiste. No, cioè, certo. Il complotto è sempre esistito, quando, certo, è andato un uomo. Cioè, io trovo di un'ingenuità e di una volgarità questa roba. Il problema è che appunto non c'è il grande regolo, cioè non ce n'è uno che comanda tutto, perché i sistemi sono complessi. Esatto, quindi sono tanti. Sono tanti, sì, no, che cercano di... Un limite al complottismo che riduce a tutto, a uno. Ad un umma, semplifica in maniera... Il complottismo è quello, invece la complessità. Bisognerebbe sviluppare la sensibilità alle teorie dei complotti. Cioè, sì, esempio, è noto, è dimostrato che c'era un sistema, se non mi ricordo se era Los Angeles, c'era una città con un trasporto pubblico fenomenale negli anni 50, è stato dimostrato che è stato comprato dalla General Motors, mandato a pallino per obbligare la gente a comprare le macchine. Ma è proprio, storia è fatta, c'è anche un processo, hanno anche fatto pagare un indennizzo. Pieno di queste cose. Però se tu lo dici è un complotto, c'è gente di questo interesse. Secondo me nel processo di concentrazione a cui stiamo vivendo dei processi di concentrazione fortissimi di capitali e di interessi, secondo me viene da dire si semplifica un po'.